Sempre più donne assumono ruoli importanti in Vaticano. Cosa porta, secondo lei, il genio femminile alla vita e all'attività della Santa Sede? Dunque, intanto partirei da una premessa, e cioè che credo che la donna sia anzitutto madre. Questo comporta che far entrare le donne nella Chiesa, in un contesto soprattutto di Santa Sede ancora molto maschile, consente di far entrare il principio materno, che significa due cose. Prima di tutto, concentrare, diciamo, l'attenzione sul tema della fragilità umana che va accolta e custodita anche sul piano pastorale. E in secondo luogo anche rimuovere un po' quell'efficientismo che invece deve lasciare il posto alla possibilità per l'uomo di sentirsi figlio.